Sapete, è successo nei giorni scorsi una cosa di politica estera che non interessa molto come tutta la politica estera. E sapete qual è? Che la Corte Costituzionale, eletta da Chavez, nominata da Chavez in Venezuela, ha deciso, oltre a cancellare tutte le leggi che faceva il Parlamento venezuelano, ha deciso che, come posso dirvi, il Parlamento non conta. Non conta il Parlamento. Sapete come si chiama? Il Parlamento dove ci sono i parlamentari? Non conta in Venezuela. Allora, sapete come titola, Repubblica? Repubblica, Venezuela nel caos, Parlamento esautorato. No, cari amici di Repubblica, cazzo vuol dire Venezuela nel caos? Qua il titolo è Dittatura socialista in Venezuela. Se fosse stato un erede di Pinochet o un erede di Perón, che cosa avreste scritto in Argentina, o in Cile? I fascisti tornano al potere, la dittatura in Argentina? No, Venezuela nel caos. Venezuela è il caos. No, non è così, non è così. Maduro e Chavez sono due dittatori comunisti e non avete il coraggio di scriverlo. Due dittatori comunisti che stanno distruggendo un paese con l'inflazione al 475%, disoccupazione elevatissima, gente che muore di fame. Ditelo, ditelo, non abbiate paura. Abbiamo fatto paginate contro le dittature, diciamo, che non vi piacciono, come quella di Putin, come quella di Erdogan, come tutte le dittature che non ci piacciono. Orban, perché ci sono vicine, certo, sono più europee. Venezuela è là, in fondo. Ma ho un dubbio, se non fosse stata una dittatura di sinistra, come l'avreste trattata? Come l'avreste trattata? Ma.